Consiglio Comunale ieri si è discusso a lungo di sanità e di strutture sanitarie sul territorio genovese. La situazione è complessa. Da un lato il governo impone una ridefinizione delle strutture ospedaliere presenti sul territorio con una riduzione sensibile dei posti letto a disposizione degli abitanti e taglia le risorse finanziarie a disposizione delle regioni. La Regione Liguria sostanzialmente si adegua proponendo una serie di ristrutturazioni della rete ospedaliera e soprattutto affidando questo compito ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, limitando di fatto in maniera sostanziale la discussione che invece deve essere svolta anche in organi politici, nel Consiglio regionale, nei consigli comunali e nel quadro soprattutto della conferenza dei sindaci, che ha proprio il compito di definire quella che è la sistemazione delle strutture ospedaliere sul territorio cittadino. Il Comune di Genova cosa intende fare? Intende discutere con la Regione perché non ci sia soltanto una politica di ridimensionamento degli ospedali così come sono. Il ridimensionamento degli ospedali deve essere accompagnato contestualmente dalla creazione di nuove strutture che erogano prestazioni sanitarie non prevedendo l'ospedalizzazione dei pazienti. Ecco, questa è la partita che è in corso. Il Comune di Genova è pronto a collaborare per individuare aree di concerto con la Regione per fare tutto il possibile perché l'assistenza sanitaria ai cittadini sia adeguata. Infine, questa assistenza sanitaria deve integrarsi con un piano di servizi sociali su cui il Comune rivendica la sua competenza, una competenza che poi può essere esercitata in maniera efficace se non prosegue questa politica di tagli costanti alle risorse di tutti i comuni italiani e quindi del Comune di Genova. Nonostante questo, il nostro impegno è totale e la priorità nel difendere il sociale è una delle priorità forti di questa amministrazione comunale.